Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV, un'apertura per la cronaca. Siamo a Firenze, blitz all'alba con l'aiuto della polizia per tagliare i pini in Piazza della Vittoria. Ci sono state contestazioni, ci sono state anche stamattina contestazioni per il comune. I sei pini tagliati erano malati, ma ci racconta tutto Chiara Valentini. Mi sono affacciato e come nelle previsioni del comune ho visto la piazza piena di polizia, c'erano due pullman di poliziotti sia in divisa sia in borghese, molte persone del comune, molti vigili e certamente da quel rumore era chiaro che stavano abbattendo quello che io ritengo era il mio pino, perché dalla mia finestra lo vedevo sempre con questa bella chioma. Era nell'aria, ma davvero non se lo aspettavano nemmeno i cittadini di Piazza della Vittoria che stamani, 16 agosto alle 6:30, ci fosse un vero e proprio blitz, così lo hanno chiamato, per tagliare sei dei pini di Piazza della Vittoria. Non sono mancati momenti di tensione con un residente, parte dell'associazione che da tempo protesta per la decisione del comune di abbattere gli alberi, che si è sentito male ed è stato portato via in ambulanza. Quella di stamani è stata una vigliaccata, protestano i residenti. Sono venuti di notte! Hanno paura! Noi siamo cittadini di questo rione da anni, collaboriamo anche col comune, e invece vedere che per abbattere sei alberi si mobilita a mezza questura. C'erano in questi giorni degli avvisi da parte del comune che stamattina sarebbero intervenuti? Noi non abbiamo visto avvisi, anche perché ieri eravamo qui a fare una festa. Io mi sono subito preoccupato perché di solito metto la macchina qui. Per fortuna l'ho messa là. Palazzo Vecchio fa sapere che dopo che il 1 agosto gli attivisti hanno fermato le operazioni di manutenzione che prevedevano l'abbattimento dei sei pini in questione, classificati in classe D a seguito di perizia effettuata da un perito agronomo, spiega il comune, la questura ha ordinato alla direzione ambiente del comune di Firenze di procedere senza preavviso alle operazioni di abbattimento e di farlo insieme agli agenti di polizia seguendo le loro indicazioni per permettere che le operazioni di pubblico servizio questa volta non venissero interrotte. Noi chiedevamo soltanto, e io chiedevo soltanto, che un collegio di esperti, dove dentro ci fosse anche un esperto di questo tipo di pini, fosse fatto una scheda su ogni pianta, e allora chiedevamo anche che quelli che potevano vivere rimanessero e gli altri giustamente devono essere abbattuti. Intraprenderete azioni legali? No, in questo momento non lo so, l'unica cosa che mi sento di dire ora è che certamente i cittadini non si fermeranno da tutto quello che è successo oggi. Sei nuovi pini, spiega ancora il comune, saranno ripiantati ad ottobre. Ecco, il cittadino che ha avuto un malore, avete sentito, anche dagli ultimi accertamenti, sta bene fortunatamente. E noi invece è ancora in prognosi riservata ed è stato trasferito nel reparto di rianimazione all'ospedale Versili a Camaiore il 19enne milanese, soccorso ieri pomeriggio a Viareggio mentre faceva il bagno in una piscina vicino alla spiaggia, e poi trasportato nel soccorso all'ospedale di Massa dopo che era andato in arresto cardiaco in seguito a un principio di annegamento. E andiamo a Prato, è stato accoltellato nel cuore di via Pistoiese, ricoverato in prognosi riservata, ci racconta tutto Eleonora Barbieri. È ricoverato in prognosi riservata il 45enne di origine cinese, accoltellato questa notte in via Pistoiese. I contorni della vicenda sono ancora da definire. Potrebbe trattarsi di una discussione nata al ristorante e poi degenerata. La polizia, coordinata dal sostituto procuratore Lorenzo Boscagli, è al lavoro per ricostruire i fatti e individuare il responsabile. L'allarme al 118 è scattato poco dopo mezzanotte grazie a una segnalazione giunta al 113 sulla presenza di una persona sanguinante in via Pistoiese, tra il bar Scalino e piazzetta Unicredit, in un tratto costellato da ristoranti cinesi dove la vittima avrebbe trascorso la serata. Una volta sul posto, il personale sanitario ha constatato che il 45enne presentava ferite d'arme da taglia all'addome. È stato portato all'ospedale in codice rosso. Ora è ricoverato in rianimazione dopo essere stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico. Non appena le sue condizioni lo permetteranno, saranno prese le impronte digitali per identificarlo. La polizia ha acquisito
seguendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e sta ascoltando alcuni testimoni. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, l'uomo ha cenato con la moglie, una connazionale in stato di gravidanza e clandestina, a un ristorante cinese. L'aggressore, uno solo, sarebbe stato tra i presenti nel locale e lo avrebbe raggiunto e accoltellato una volta fuori. Potrebbe trattarsi di un semplice diverbio poi finito nel peggiore dei modi. E torniamo a parlare dell'omicidio, siamo in Maremma, a Gavorrano è stato fermato il presunto killer, resta in carcere, i difensori avevano chiesto gli domiciliari, l'uomo avrebbe dato la sua versione dei fatti, si tratta di un italiano, ma non avrebbe confessato l'omicidio. Ci racconta tutto Carlo Sestini. È un italiano di 45 anni il fermato per l'omicidio di Filare nel comune di Gavorrano. Si tratta di un uomo di Scarlino con precedenti per droga che gli inquirenti hanno ritenuto essere l'autore materiale dei reati di omicidio e tentato omicidio. I carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia di Follonica che conducono le indagini per l'agguato del 12 agosto nel bosco dello Spaccio parlano di univoci e concordanti indizi di colpevolezza a carico dell'uomo ritenuto colpevole dell'omicidio di Jarmouni Bouazza, 25 anni marocchino, e del ferimento del connazionale 19enne Eljamouni Rahal, ancora in prognosi riservata alle scotte di Siena, avvenuto pochi giorni fa nel comune di Gavorrano. È scattato dunque un decreto di fermo di indiziato di delitto da parte della procura di Grosseto nei confronti dello scarlinese. L'uomo è stato arrestato ieri a Follonica dai carabinieri del comando provinciale di Grosseto e trasferito in carcere presso la casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini hanno chiarito che il delitto è maturato nel contesto dello spaccio al dettaglio di stupefacenti. Il movente e l'esatta dinamica sono in corso di completa ricostruzione in queste ore, anche se la pista più plausibile sembrerebbe essere quella del regolamento di conti. E ancora la droga, torniamo a parlare della ragazza in coma per un mix di alcol e droga. Siamo a Pisa, la sedicenne fortunatamente non è più in pericolo di vita, anche se le sue condizioni restano molto gravi ma stabili e non in grado ancora di respirare autonomamente. È comunque ancora a rischio di subire danni irreversibili al suo stato di salute, intanto sarebbe stato fermato il presunto pusher. I carabinieri avrebbero identificato il responsabile attraverso i circuiti di videosorveglianza cittadina, alcune testimonianze e l'analisi dei flussi telematici e un'approfondita e intensa osservazione dei fenomeni connessi allo spaccio nelle zone più critiche del centro cittadino. E a proposito di droga, a Lucca, droga pagata con bitcoin, trasportata nei giochi, giochi dei bambini, ci sono tre arresti, si tratta di uno dei sequestri di ecstasy più importanti degli ultimi anni. Vediamo il servizio. Un traffico di droga internazionale che aveva un importante snodo a Lucca. La rete è stata sgominata dai carabinieri del nucleo investigativo lucchese, che hanno arrestato due cittadini ucraini residenti in Lucchesia, mentre il terzo si trovava già in carcere. L'operazione era scattata nel novembre dell'anno scorso, quando i carabinieri avevano arrestato un 27enne ucraino, quello che si trova già al San Giorgio. Il giovane era stato sorpreso mentre ritirava dalla sede di una ditta di spedizioni a Lucca quello che sembrava un innocuo pacco come tanti, ma che invece conteneva 5.000 pasticche di ecstasy e 300 grammi di cocaina. Già, perché la banda era in grado di riprodurre fedelmente le confezioni originali di prodotti esistenti sul mercato, come integratori, prodotti alimentari e, come testimoniano queste immagini, scatole di giochi per bambini, riempendole poi di stupefacenti. La componente lucchese dell'organizzazione aveva il compito di triangolare le spedizioni che partivano dall'Olanda e dalla Germania per arrivare in Ucraina. Cioè, lo snodo a Lucca serviva per depistare le forze dell'ordine che avessero voluto ricostruire i passaggi tra i produttori e i destinatari. Altri accorgimenti usati dai malviventi erano i contatti su una darknet, una rete internet riservata, e i pagamenti in bitcoin, la moneta virtuale che non lascia traccia. Ma tutto questo non è servito. I militari sono riusciti a chiudere il cerchio, arrestando i due complici del connazionale già in carcere. Uno è stato fermato nel quartiere di Sant'Anna, a Lucca, l'altro in Sardegna, ad Olbia, a bordo di uno yacht. Nel corso dell'operazione sono state sequestrate ben 10.000 pasticche di ecstasy, corrispondenti a 3,5 kg.
Si tratta di uno dei sequestri più importanti degli ultimi tempi, se si tiene conto che in Italia ogni anno si sequestrano non più di 10-12 kg di questa sostanza. Torniamo a Firenze, stavano tentando un furto in casa ma sono stati arrestati, una banda di 4 georgiani, sono stati giudicati per direttissima e si trovano ora in carcere. Grazie alla tempestiva attivazione del 112 da parte di una persona, di una residente che ha notato dei rumori sospetti all'interno dell'androne del condominio, ci ha consentito di arrivare nell'immediatezza sul posto e trovare 4 soggetti che avevano già di fatto tolto i notolini di entrata dalla porta di 2 appartamenti per accedere. Entrando silenziosamente nell'androne di un condominio in via Mariotto di Nardo, anche i militari hanno sentito strani rumori che provenivano dai piani superiori. Hanno sorpreso i ladri proprio sulle scale mentre armeggiavano con strumenti da scasso sulle serrature delle porte d'ingresso di 2 appartamenti. I 4 hanno provato a fuggire ai piani superiori e sono finiti in trappola. Di età compresa tra i 20 e i 47 anni sono accusati di duplice tentativo di furto in abitazione in concorso. I controlli, sottolineano i carabinieri, sono più intensi in questo periodo estivo, anche se i furti in appartamento sono in diminuzione. Questo risultato può essere frutto di diversi fattori. Si voglia da una rinnovata partecipazione da parte dei cittadini o di una consapevolezza dei rischi e quindi anche della necessità di segnalare tempestivamente, come prima dicevo, eventuali presenze strane o comunque insolite nei paraggi o comunque in quelle vie. Anche l'attività di vigilanza che viene focalizzata in modo essenziale sulla base di uno studio del fenomeno ci porta a poter prevenire in modo più qualificato il fenomeno e quindi poter predisporre dei servizi preventivi che quantomeno assicurando una presenza più concentrata in determinate aree o in determinate fasce orarie consenta di arrivare al risultato appunto di abbattere relativamente il fenomeno. In questo caso provvidenziale per sventare il furto è stato il fiuto dei vicini di casa, ma quali sono i consigli per chi lascia l'appartamento nel periodo estivo? Il consiglio migliore è sempre quello di poter contare su dei vicini di casa in modo da poter contare su una vigilanza, diciamo così, reciproca. È ovvio che i consigli sono sempre gli stessi, quelli che noi diamo, ovvero cercare di evitare di poter fare in modo che qualcuno all'esterno possa capire che all'interno di quell'appartamento, di quell'abitazione, in quel momento non ci sia nessuno, quindi lasciare le luci accese, evitare di lasciare la corrispondenza nella cassetta delle lettere. Quali sono le fasce orarie più a rischio per i furti in appartamento? Ormai si può dire con un dato abbastanza assodato che la fascia oraria più critica è quella della fascia serale. L'orario notturno rimane quello comunque sempre su cui fare attenzione, perché ovviamente durante la notte con la gente che dorme, possibilmente legata alle temperature elevate, lasciando finestre o comunque aperture accedibili, è chiaro che questo agevola l'ingresso all'interno delle abitazioni di malintenzionati. E una valigia abbandonata in una chiesa a Pistoia ha creato allarme, una valigia abbandonata poco prima della messa, però non è stato necessario far intervenire gli artificieri perché grazie alla videosorveglianza i carabinieri sono riusciti a risalire alla proprietaria della valigia che era una 37enne che domiciliata a Pistoia e aveva semplicemente dimenticato la valigia. E il cardinal Betori ieri nell'omelia per Ferragosto, in occasione dell'assunzione di Maria, ha detto: nessuno può assoggettare la fede a un progetto di potere. Tutti i dettagli in questo servizio di Gigliola Caridi, vediamo. Come Maria, ciascuno di noi è chiamato a porsi in atteggiamento umile e disponibile verso l'agire di un Dio che ha il potere di dare forma nuova alla vita dell'uomo, di trasformare la vita di una semplice ragazza nella madre del suo stesso figlio, di redimere la nostra esistenza dai suoi limiti. A rendere possibile questo progetto è la volontà e la forza salvifica di Dio e nel contempo la nostra umiltà, la rinuncia alla nostra ibris, alla nostra tracotante superbia, per cui pensiamo di farci Dio a noi stessi, addirittura di porre fine alla nostra specie per dar vita a scenari transumani e postumani. O l'etica torna a guidare comportamenti personali e strutture sociali, ricerca e tecnologia, dagli ambiti biologici fino a quelli della comunicazione, o saremo vittime di noi stessi. Lo ha detto il cardinale di Firenze, arcivescovo Giuseppe Betori, nell'omelia proclamata in cattedrale per la solennità dell'assunzione della Beata Vergine Maria. La fede non è una dimensione della vita accanto alle altre, ma una modalità di guardare alla vita in tutte le sue dimensioni, personali e sociali, ha affermato l'arcivescovo.
Questo va ribadito con forza nei riguardi di chi vorrebbe ridurre la fede nel recinto della coscienza e ostacolarne l'azione nel determinare le scelte e i comportamenti pubblici, come pure la fede non può essere usata a coprire scelte e comportamenti che prescindono da essa. Nessuno può rivendicare Dio per sé, per la propria parte, siamo noi a doverci porre dalla parte di Dio. Emerge, ha detto Betori, l'impossibilità di assoggettare la fede a questo o a quel progetto di potere e l'inevitabile alterità della visione cristiana della storia rispetto ai progetti che si misurano sul consenso, sull'accumulo dei beni, sull'esercizio del potere. Non deve scandalizzare che lo stare dalla parte dei poveri generi diffidenza in chi pensa che la vita si realizzi nell'affermare se stessi, nel conquistare potere, nell'acquisire ricchezze. È il prezzo da pagare per stare dalla parte di Dio. E nella guerra dei Tutor, alla fine la spunta Autostrade per l'Italia. Il 10 aprile dello scorso anno una sentenza della Corte d'Appello aveva imposto lo spegnimento dei Tutor per la violazione di un brevetto depositato dall'azienda Kraft di Greve in Chianti. Ebbene, ora la Cassazione invece ha dato ragione a Autostrade, ritenendo del tutto infondati i motivi della Corte d'Appello di Roma. Ora il gruppo punta a far tornare operativo il sistema entro i giorni del contro esodo. E noi torniamo a parlare del carcere di Fiorentino di Sollicciano. Due giorni fa il sindaco di Firenze, Nardella, ha detto andrebbe sostanzialmente abbattuto, demolito e ricostruito. Ieri la sua visita, ecco, l'ha deciso così, il quanto lanciato dal sindaco, quindi la demolizione di Sollicciano, fa discutere. Vediamo. La proposta del sindaco di Firenze Dario Nardella di demolire e ricostruire il carcere Fiorentino di Sollicciano rischia di essere annoverata come la classica uscita agostana, affascinante ma priva di concretezza. Vogliamo però prendere la parte positiva della sua proposta e iniziare a darle gambe per fare un passo in avanti nella giusta direzione. Sollicciano si trova in uno stato di degrado più che preoccupante. Visitiamo quel carcere ormai da 15 anni, senza aver mai notato significativi cambiamenti in positivo. Così il presidente dell'associazione Progetto Firenze, Massimo Lenzi, che ieri ha fatto la consueta visita al carcere in occasione di Ferragosto. Demolirlo, anche con interventi a frequenza scaglionata, significa però aprire una prospettiva di almeno 15 anni, osserva Lenzi in una nota, senza aver compreso che la realtà dei problemi riguarda principalmente l'oggi, chi ci lavora e i 700 e passa ristretti che là scontano la pena in condizioni terribili. Per affrontare l'emergenza Sollicciano servono innanzitutto interventi concreti per potenziare subito la parte che riguarda la elaborazione dei percorsi rieducativi, aggiunge. Vanno perciò incentivate le misure per l'esecuzione penale esterna e va presa in considerazione, specialmente da parte di un comune, la possibilità di offrire percorsi di inserimento al lavoro e un posto dove dormire nei primi mesi fuori dal carcere. Su Sollicciano è intervenuto anche il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Francesco Basentini. Mi fa piacere che al sindaco di Firenze stia a cuore il carcere della sua città. Mi piacerebbe tuttavia che l'attenzione per i tanti agenti della polizia penitenziaria che lavorano in condizioni disumane e anche tanti detenuti che vivono come bestie fosse massima e costante sempre e non secondo l'appartenenza politica del titolare del Ministero della Giustizia. E ora andiamo nell'Aretino e più precisamente a Badia Tartaglia per raccontare una storia un po' particolare. Hanno fissato delle strutture per tenere degli incontri di politica, però poi il conto non è mai stato saldato. Vediamo. Storia ordinaria di truffe, siamo tornati a Badia Pratalia per raccontarvi quello che è accaduto di recente a numerosi albergatori della località turistica aretina. Noi siamo stati contattati per un convegno che si è svolto qui in Casentino. Nel settembre? Settembre 2018, in varie strutture del Casentino, un convegno politico a quanto so, dove praticamente ci hanno mandato la caparra per fermare le camere e tutto e ancora non ci hanno pagato il saldo.
abbiamo mandato anche la denuncia penale, tutto. Ancora oggi non abbiamo riscosso, non abbiamo riuscito. Avete presentato un esposto al comando territoriale dei carabinieri. I carabinieri di Bibbiena, abbiamo fatto l'esposto, tutto, e a oggi ancora non è arrivato nessun pagamento del saldo. Lei poi ha scoperto che è stato contattato da un'associazione con una terminologia diversa rispetto al partito che ha organizzato l'evento. Certo, noi praticamente dopo la ricevuta, la fattura, abbiamo fatto a Innovatori Democratici, a quanto so fanno parte del popolo, della famiglia, e niente, noi a oggi non abbiamo ricevuto nessun pagamento. Ecco, ricordiamo che il popolo della famiglia si è rappresentato anche nelle ultime elezioni politiche, il leader nazionale è il giornalista Mario Adinolfi, ha avuto anche la sua presenza in provincia di Arezzo e proprio qui aveva scelto Badia Prataglia per un convegno, diciamo, culturale. Certo, questo convegno praticamente era sviluppato su tutti, sul Casentino e soprattutto su tutti gli alberghi che... Quanto so la truffa appartiene a 4-5 alberghi del Casentino, cioè che siamo rimasti senza niente. E tuttora questo qui ci dice domani ti si paga, domani ti si manda le mail, ecco, del bonifico. Lei ha contattato questo signore, il referente, che è un romagnolo? Praticamente il referente è un romagnolo, quanto so vive a Ravenna, che è il responsabile nazionale del Nord Italia. E tuttora noi tutti i giorni ci manda su WhatsApp e mail del pagamento effettuato, domani si farà il bonifico, ma tuttora... Tante chiacchiere e pochi fatti. E alla direttrice della Galleria dell'Accademia di Firenze, la storica tedesca Cecil Holberg, è stato comunicato ufficialmente che non le sarà rinnovato il contratto. Lo riferisce l'austriaco Peter Asman, direttore del complesso museale del Palazzo Ducale di Mantova, in una intervista al settimanale Der Spiegel, in cui sostiene che gli stranieri non sono più desiderati come responsabili dei musei italiani per motivi di centralizzazione nazionalistica. In una lettera le è stato comunicato che il suo contratto di lavoro termina il 22 agosto, ha precisato Asman, confermando che l'Accademia verrà inglobata negli Uffizi, ne abbiamo parlato, cosa che storicamente non ha senso, il posto non verrà rioccupato. E intanto non si ferma la moria dei delfini, ancora un delfino morto, è il 41esimo, si è spiaggiato al Cinquale. Siamo in Versilia e ora vediamo cosa ci propone Elisabetta Berti con Anteprima Cartellone. Il comico Andrea Baccan riprende il suo one man show di successo intitolato Intolleranza, lo rivisita e arricchisce con Intolleranza 2.0 e lo porta quest'estate alla Versiliana di Marina di Pietrasanta. La realtà di un uomo che è arrivato ai fatidici 50 anni si ritrova alle prese con tantissimi cambiamenti. È un copione frequentatissimo, quello scelto da Pucci, il comico milanese che da anni riempie i teatri con la versione rivista e corretta del suo one man show. Ma non è l'originalità che si aspetta il pubblico di Pucci, autore di una comicità incalzante che gli ha permesso di passare come un ciclone dal palco di La Sai l'Ultima al teatro a suoni di battute e dei suoi inimitabili sorrisi cinici. Vogliamo parlare di bullismo? Ai miei tempi il bullismo non c'era, perché se io mi permettevo di fare quello che ha fatto quel ragazzo davanti al professore, tornavo a casa, mio padre guardava il crocefisso e gli diceva al palestinese: scendi, e mi metteva a me. Oh, prendevo una nota, stavo chiuso 5 giorni in box da solo. Adesso i bambini, sono ciccione, mi prendono in giro. Quando ero ciccione io, anche a me mi prendevo in giro, me li mangiavo. E non li cagavo per 3 giorni, così imparavano. E chiudiamo con un sorriso, grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci.